Un saluto che rivolgerà a tutti noi, saluto Giovanni Iarventa che è l'assessore alla cultura del comune di San Giovanni in Fiore e che invito qui al podio per rivolgerci un saluto, ma soprattutto visto che siamo diciamo, in tema anche di diritti, volevo anche chiedere all'assessore se l'amministrazione sta pensando ad altri appuntamenti dove si può parlare di omofobia, dove si può parlare di diritti della comunità LGBT e se l'amministrazione pensa a quel poco che si può fare per dare qualche diritto in più e non in meno. Prego. Penso che per la nostra città, per San Giovanni Fiore, questa sera sia una dimostrazione di un momento di grandissima civiltà, che io ricordi, che tutti noi ricordiamo, una materia così importante, così delicata in questa città negli ultimi tempi, ma credo mai sia stata affrontata né scientificamente né soltanto a scopo informativo, per cui già a partire da questa constatazione non c'è da che volgere un applauso a chi ha inteso organizzare un avvenimento così importante. Ripeto che tocca e investe non soltanto una parte della società, quella che guarda a un'inclinazione bisessuale, eterosessuale, omosessuale, ma che investe e riguarda l'uomo tout court. Io non ho mai pensato che esista un uomo bianco e un uomo nero, penso che esista l'uomo, così come non penso che esista l'amore omosessuale, bisessuale, eterosessuale, penso che esista l'amore ed è in vista dell'amore che occorre profondere tutte le energie perché non si arrivi fuori tempo massimo ad affrontare questioni così importanti per la sopravvivenza dell'uomo in questo terzo millennio. Porto pertanto i saluti di tutta l'amministrazione e dell'intera città di San Giovanni Fiore che ha accolto molto bene la fiera promossa da Alfredo Wu e Alfredo Iaflos con la sua bellissima associazione assai proficua per quello che sta facendo che è Cunice e rivolgo un saluto naturalmente a tutti gli amici che hanno inteso intervenire questa sera. Io credo che l'Italia sia in fortissimo ritardo su questo tema, che la legislazione vigente sia vecchia, sia logora, che sia fuori tempo massimo, che occorra riguardarla in profondità per promuovere una legge che affronti ed entri nel merito senza farsi condizionare dal filtro della formazione. C'è un momento nella vita in cui bisogna far prevalere la propria dimensione, a me per esempio piacciono le donne, lo posso dire con molta tranquillità, però ci sono altri momenti in cui rispetto all'uomo, rispetto ed eventualmente alle sue degenerazioni, se così vogliamo parlare, perché nel corso del Novecento si è parlato anche di questo, se pensiamo al destino che ha toccato alcuni omosessuali, mi viene in mente soltanto un episodio su tutti, la Shoah con tutte le morti sterminate, migliaia di morti che ci sono state, insomma mi rabbrividisco soltanto all'idea. Ripeto, c'è un momento in cui bisogna affrontare la questione senza le fette di salame davanti agli occhi, senza mettersi le fette di prosciutto davanti agli occhi. Che cosa stiamo facendo, che cosa bisogna fare e soprattutto qual è l'operazione di mediazione per arrivare a un'operazione di convivenza che metta tutti d'accordo. Io non credo che sia praticabile la via della famiglia intesa alla stessa stregua di una famiglia naturale. Sono molto chiaro, lo dico assumendomi le mie responsabilità. Lo penso questo soprattutto perché mi metto e cerco di fare uno sforzo per capire che tipo di vita può profilarsi all'attenzione di un bambino che ha bisogno di formarsi e di ragionare criticamente su quello che vuole fare. So che questo è un ragionamento molto pesante che non si può liquidare con una semplice chiacchierata fra amici questa sera, però invece penso che non ci siano problemi per quanto riguarda una coppia di fatto, soprattutto rispetto a queste distanze sociali che si stanno sempre di più accentuando nel corso degli ultimi tempi. Penso che due persone dello stesso sesso si possano amare, per esempio esprimo il mio più vivo compiacimento verso un matrimonio che ha riguardato una deputata della Repubblica del nostro paese che è Paola Concia, che mi pare un gesto di grandissima civiltà che vorrei che fosse l'inizio, il prologo di tante altre situazioni. Penso che due persone possano mettere insieme i propri redditi per affrontare meglio certe situazioni sociali. Penso che quando si tratta di far visita ad un nosocomio pubblico o privato, la persona invece che ha amato realmente, che di fatto è stato il compagno di vita di una persona, quella abbia il diritto di decidere sulla morte, sul futuro, sul testamento eventualmente, e superando quei guaini giuridici che impediscono invece di arrivare ad usufruire tutti i beni che ha condiviso cammin facendo quella persona.
Ecco, io penso che queste siano già delle conquiste e semplicemente, tornando al senso della sua domanda, quando un'amministrazione, una città si interroga già su questo e apre il suo percorso amministrativo semplicemente al dibattito, credo che questa sia già una grande conquista sociale. È evidente che un piccolo ente come quello che può essere San Giovanni Fiore non può decidere su questioni planetarie e universali come queste. Noi sul versante dei diritti umani più nel complesso e più in generale non ci tireremo mai indietro. Vi porta a conoscenza per esempio che San Giovanni Fiore su iniziativa del sottoscritto qualche anno fa è diventata City Life, città per la vita contro la pena di morte. Ci stiamo spendendo andando in giro in Italia, siamo stati a Roma a molte manifestazioni di questo tipo, io ho partecipato al Gay Pride di Piazza Farnese qualche tempo fa. Insomma, ci sono alcune adesioni che vanno fatte in modo istituzionale, super partes, e alcune manifestazioni invece che vanno proclamate a prescindere da quello che si tratta, perché stiamo parlando di una cosa che riguarda gli uomini, l'interlocuzione fra gli uomini, la convivenza pacifica e soprattutto la formazione, il profilarsi di un'idea di una società diversa, che è un obbligo, è un'imposizione morale, è un atto dovuto a cui tutti noi insieme dobbiamo arrivare. Credo che se lasciassimo sfuggirci questa occasione di stasera senza dare ad essa un prosieguo non avremmo fatto nessuna conquista. Bisogna iniziare un percorso perché anche San Giovanni Fiore sia parte integrante di questo discorso più complessivo che può abbracciare la provincia di Cosenza, la Calabria, e nel Consiglio regionale nei mesi scorsi insomma, il dibattito è stato anche serrato, acceso e si è spinto fino alle estreme conseguenze a riguardo. Io dal punto di vista personale insomma, non lesinerò nessuna energia per portare il mio contributo dove serva, per cercare di migliorare la qualità della vita di persone che hanno questa strada, che è una strada che io neanche mi sento di definire diversa, è una strada neutra e basta, esattamente alla stessa stregua della mia strada, che è una strada eterosessuale. Parlare solo di queste, arrivare a confezionare queste diversificazioni, significa guardare al medioevo delle idee, non volgere l'attenzione allo sguardo al terzo millennio, al 2010, al 2011, ma guardare agli anni 50, agli anni 60, quando c'erano le persone di una certa età che andavano in chiesa, soltanto vedere baciare le persone di sessi diversi già si scandalizzavano. Io provengo per esempio da una famiglia molto cattolica, mia madre non concepisce l'idea del rapporto sessuale prima del matrimonio ed è uno scandalo. Pensiamo per esempio al fatto che due persone dello stesso sesso possano portare un bambino tranquillamente con molta gioia per strada, sembrerebbe uno scandalo. Mi scandalizza invece il fatto che a pensare questo siano le nuove generazioni, che non sono formate criticamente, che devono passare al vaglio di un'autonomia e di una indipendenza di giudizio. A questo serve una struttura, un assetto scolastico molto forte, servono studi, serve soprattutto formazione. Ecco, io credo che la via maestra per arrivare a problemi di questo tipo sia proprio la formazione. Formarsi su questi temi significa pensare che un giorno forse se non ci sarà più spazio per parlare di queste cose, per parlare di queste cose significa soltanto assistere a un ricordo, alla consumazione della galleria di ricordi infiniti. Io auguro veramente buon lavoro a tutti e speriamo che questo arduo compito, molto arduo, serva a qualcosa, che arrivi in un breve volgere di tempo alla conquista dell'obiettivo finale, che è quello del miglioramento della società, della vita e del trionfo della pace sotto tutti gli aspetti. Grazie. Grazie. Grazie all'assessore Iaquinta, e sono parole importanti anche e parole che hanno assunto un impegno, e noi come organizzazioni che curano i diritti della comunità LGBT saremo ben contenti di aprire, non lo so, si può incominciare magari con l'aprire un tavolo a San Giovanni in Fiore di discussione proprio fra l'istituzione comune e le associazioni LGBT. Chiaramente adesso qui non è il posto diciamo giusto per approfondire le tante cose che anche l'amministrazione locale può fare in questo senso, a partire dalla cultura e a partire dalla promozione di incontri come questo, per cui noi saremo assolutamente vicini all'amministrazione, anzi già da qui può nascere uno stimolo per mettere su un tavolo di discussione dove analizzare quali sono le cose che si possono fare in ambito locale, e può essere l'inizio di una proficua collaborazione. Grazie davvero per le parole che ci ha portato. Io adesso vorrei dare la parola a Don Benedetto Veltri, che in questa comunità non ha bisogno di molte presentazioni. Prego. Saluto tutti.
tutti, ringrazio Alfredo dell'invito. So che qualcuno si chiede che ci fa questo qua, perché in genere omosessualità e chiesa non vanno quasi mai d'accordo, quindi ci sembra un pochino, qualcuno mi ha visto, c'è un prete qua, oddio che è successo. Permettetemi di fare una breve premessa, giusto per contestualizzare. La chiesa non è sessofobica, generalmente quando si parla di sesso, cioè la chiesa è sessofobica, c'è la col sesso, cioè giustamente sembra quasi che vogliamo ritornare a una specie di oscurantismo. Invece in un mondo in cui purtroppo il sesso ormai è mercificato, ormai il sesso è diventato soltanto pretesto per vendere, la Chiesa vuole sottolineare l'importanza, cioè la sacralità. Il sesso non è soltanto corporeità, non è soltanto dinamica di colpi o scambio di fluidi, è qualcosa che ha del sacro. Cioè, il sesso è qualcosa che riguarda la donazione intima che l'uno fa all'altro, quindi è qualcosa di importante. Allo stesso tempo, già dall'Umane Vitae in poi di Paolo VI, quando si parla del sesso si parla non soltanto, ripeto, di un donarsi l'uno all'altro, ma anche di un creare. Nel sesso, nella sessualità, nell'amore, cioè questo farsi compartecipi di Dio nella creazione, cioè essere, diciamo così, al pari di Dio, creatori. Quindi qui sta il nocciolo della questione, perché è un donarsi totalmente l'uno all'altro, è un donarsi totalmente un perdersi per creare e ritrovarsi. È doverosa questa premessa perché nel momento in cui si parla di omosessualità, anche qui magari veniamo presi un attimino, cioè sì, in genere siamo sempre contro, siamo sempre i punti, diciamo così, ma io vi ricordo una cosa, che già nella Bibbia si parla, sì, di coppia eterosessuale. Nella Genesi, proprio all'inizio della Genesi, nel primo capitolo, l'autore dice maschio e femmina li creò, a immagine di Dio li creò. Cioè per dare questa duplicità, per dare anche, ripeto, quello che ho detto prima, il senso della creazione, del concorrere alla creazione. Sì, è ovvio, perdonatemi se perdo due secondi, ci sono dei passi nella Bibbia in cui magari l'omosessualità viene vista non in tono positivo, forse, ma a mio giudizio, da quel poco che ho studiato, forse l'unico passo della Bibbia che si oppone veramente all'omosessualità è nel Levitico. Insomma, nel Gomorra non era tanto l'omosessualità, ma era una forma di xenofobia, perché era un umiliare lo straniero, era un mettere lo straniero in una forma, diciamo, di sudditanza, o in una forma, diciamo così, di renderlo quasi schiavo, quasi umiliarlo fino all'estremo. Oppure San Paolo ai Romani, quando si parla di omosessualità, anche San Paolo ai Romani era più che altro non farsi contaminare da una dottrina greca, diciamo così, dalla mentalità, anche San Paolo vi ricordo che diceva non siate, diciamo, liberi dalla mentalità di questo secolo. Però consentitemi la parola, cioè la Chiesa parte dal presupposto che io rappresento in questo momento, un grande, speriamo di non parlare troppo. Diceva San Pietro negli Atti degli Apostoli, non c'è distinzione, Dio non fa distinzione per nessuno. Ed è questa la condotta che la Chiesa mantiene nei confronti di tutte le persone. Non esiste nella Chiesa la distinzione fra uomo ed etero. Nessuno viene mai discriminato per questo. Non c'è una forma di classismo, una forma di razzismo. Cioè, è sempre qualcosa che abbraccia tutti. Noi facciamo parte di una comunità, tutti, indipendentemente di una comunità orante e credente. E la Chiesa già nell'86, all'epoca, Cardinale Ratzinger scrisse un documento in cui si scagliava abbastanza, in modo molto forte, contro le discriminazioni. Permettetemi di leggerlo in modo, perché non lo ricordo tutto. Cioè, citava Ratzinger, il Cardinale Ratzinger: va deplorato con fermezza che le persone omosessuali siano e siano state ancora oggetto di espressioni malvevoli e di azioni violente. Simili comportamenti meritano la condanna dei pastori della Chiesa ovunque si verifichino. Essi rivelano una mancanza di rispetto per gli altri, lesiva dei principi elementari su cui si basa una sana convivenza civile. La dignità propria di ogni persona
deve essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni e nelle legislazioni. Questo veniva detto nell'86. Come è stato detto prima, da italiano mi sento indignato che una decina di giorni fa l'ennesimo discorso sull'omofobia è stato liquidato, si è arenato in Parlamento, se non sbaglio il 26 luglio, se non sbaglio, si è arenato. Quindi da italiano, al di là, a prescindere, cioè, mi sento un attimino umiliato, una nazione come la nostra che dovrebbe essere civile. Forse purtroppo, e qui arriviamo un pochino, quello che fa la distinzione è l'atteggiamento e il comportamento che la persona assume. Quindi dicevo prima che non è l'orientamento sessuale che ci discrimina, ma forse è il comportamento, forse sono alcune cose che ancora non riescono a essere, diciamo così, a crearsi una soluzione di continuità, a essere ben accettate. L'omosessuale non viene, dicevo, eliminato, non viene discriminato nella Chiesa. Nell'omosessuale, per essere franco, viene chiesta, scusate, la stessa continenza, la stessa castità che vengono chieste ai fidanzati, vengono chieste ai vedovi, ai divorziati. Ripeto, perché manca questa creazione, manca questo concorrere nella creazione. Spezzo una lancia a favore, perché tante volte io sento dire da alcune notizie, da alcune, c'è anche alcuni flash d'agenzia che mi fanno male, sia da sacerdote che da cristiano. Il cristiano, l'omosessuale non è che non deve essere cristiano, può essere anche ammesso al sacerdozio, alla vita religiosa. Siamo vincolati da un voto di castità, siamo vincolati da... Quindi alla fine, nel momento in cui uno è nei suoi voti, è rispettoso degli impegni, nulla toglie. Purtroppo nel rapporto di coppia nessuno mette in dubbio l'amore. L'amore è qualcosa che viene da Dio. San Giovanni nella sua lettera diceva che chi ama ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Quindi quando si parla di amore, etero, uomo, cioè, nessuno può discriminare, penso che nemmeno Dio può discriminare. C'è il punto fondamentale, se vogliamo, il punto spinoso del matrimonio. È ovvio che il fine ultimo del matrimonio per la Chiesa è la procreazione. Mancando la procreazione manca una delle basi fondamentali del matrimonio. Ripeto quello che dicevo prima, il fine unitivo e procreativo. Uno scrittore, Xavier Lacroix, aggiunge anche un terzo, dice il fine ludico, però nessuno dei tre può essere slegato dagli altri. Quindi nel momento in cui manca questo creare, manca questo ricco simbolismo che è fine al disegno del creatore, del padre, manca uno dei punti fondamentali. Per questo, non perché vogliamo fare i razzisti, non perché vogliamo discriminare, non perché vogliamo mettere delle saracinesche, cioè, per questo, mancando uno dei punti fondamentali che rende invalido il matrimonio, c'è questa difficoltà a benedire le coppie omosessuali, c'è questa difficoltà nei matrimoni, diciamo, almeno a livello civile, a livello religioso, nei matrimoni gay. Però consentitemi di chiudere con una mia riflessione personale da italiano. Nulla toglie, come è stato detto prima, non ricordo di nome, comunque nulla toglie che si creino dei presupposti nello Stato affinché le coppie omosessuali possano vivere il loro amore, possano vivere la loro felicità, possano vivere e mettere su famiglia. Perché alla fine, cioè, non si è una cosa è il vivere secondo determinati dettami, cioè, che purtroppo siamo legati anche da alcune leggi di Dio, leggi che poi possono essere opinabili o meno, però una cosa è vivere in uno stato civile, vivere in uno stato nel 2011, uno stato che dovrebbe dare la possibilità e l'uguaglianza a tutti quanti, a prescindere dal colore della pelle, come diceva l'assessore, a prescindere dalle preferenze, a prescindere anche da che alla fine ognuno di noi è stato creato così da Dio e non possiamo ribellarci a quello che Dio ci ha creato. Grazie di avermi chiamato. Grazie. Grazie. Grazie a Don Benedetto Terfi, che devo dire non ci ha detto parole banali, assolutamente. Anzi, anche un po' nel tuo tono di voce, io ho notato, questo succede nella società italiana e succede anche nella comunità dei parroci, che ci sia un certo distacco fra quello che pensa poi dopo la società nella sua maggioranza e quello che invece pensano i vertici dell'ordine ecclesiastico piuttosto che i vertici di un governo. Il problema
Il problema sta in alcuni punti particolari, no? Perché ad esempio le comunità LGBT non chiedono il matrimonio religioso. In Italia, per esempio, da pochissimo tempo, veramente ma parliamo di settimane, c'è una comunità religiosa, la comunità valdese, che benedice le coppie omosessuali. Non può celebrare la comunità valdese il matrimonio perché la comunità valdese ha il matrimonio concordatario, per cui non sarebbe riconosciuto come matrimonio legale, come matrimonio per lo Stato. Però da qualche settimana benedice le coppie omosessuali. Ma quello che chiede la comunità LGBT è qualcosa di più elementare, anche perché normalmente si contrappone il matrimonio gay allo sfaldamento della famiglia, ma il matrimonio gay, il matrimonio degli omosessuali, non toglierebbe nulla alla famiglia. Quindi questa è più una visione ideologica, una visione politica anche distorta di alcune frange politiche che sono importanti, anche potenti in Italia, e che impediscano che ciò avviene. Ma magari su questo qui ci può dire qualche cosa il prossimo intervento, perché io sono veramente lieto di dare la parola all'onorevole Laratta, che anche lui non ha bisogno in questa comunità di presentazione, che invito al podio. L'onorevole Laratta, che nel suo impegno parlamentare e nel suo impegno in Consiglio regionale. Abbiamo risolto subito. Nel suo breve impegno anche di Consiglio regionale, presentò una proposta di legge regionale sulle discriminazioni sessuali, e di cui adesso ci parlerà. Prego. Grazie. Io vi ringrazio per l'invito, poi Alfredo in particolare. All'inizio ho capito la sua commozione, che non era banale, perché guardate, anche a San Giovanni in Fiore, che pure è una città molto, insomma, come dire, molto moderna, questa è la città di Gioacchino da Fiorenza, no? Che chi non conosce la storia sa quante battaglie ha combattuto nella Chiesa nel Medioevo. E anche nella civilissima San Giovanni in Fiore è la prima volta che si fa un dibattito di questo genere, di questo tipo. Sembra strano, troppo tardi. Però Alfredo, diciamo, ha colto nel segno, ci ha chiamati e ci ha condotti in quest'angolo così bello di questo rione che lui ama tantissimo, parte della sua vita. Forse per lui farebbe le case d'oro qui, no? Questa bella cornice, un ragionamento lo facciamo questa sera anche con punte di anomalia, devo dire, perché non è facile sentire parole come quelle che ha detto Don Benedetto, anche la stessa presenza di Don Benedetto, voglio dire, va presa per una cosa importante, no? E anche la presenza di tante persone qui. Noi siamo reduci da un'iniziativa, da una sconfitta parlamentare, perché è stata una sconfitta, Don Benedetto, molto brutta. Sa, anche perché il tema è uno di quelli che tu dovresti farlo passare come in 5 minuti, un Parlamento della Repubblica che si riunisce per discutere una norma che prevede un aggravante nella pena se c'è un, come dire, se un omosessuale viene aggredito, colpito, picchiato, violentato in quanto tale. Mi sembra una cosa, oltretutto noi siamo anche in violazione di tutte le norme internazionali, no? Eppure lì si è saldato un asse molto forte della destra, anche della destra cattolica, che è un Parlamento molto forte, e che fa passare un no che è sconcertante, che pone l'Italia rispetto al resto d'Europa assolutamente molto arretrata. Anche se, dico di più, quella norma in sé non è che rispondesse a quelle che sono le esigenze di riconoscere i diritti alle comunità omosessuali in Italia. Cioè, quella potesse solo l'inizio di portarlo, perché il problema dei diritti non lo risolveva, neanche lo iniziava a parlarne, no? Era una cosa così scontata, che si dicesse di sì e ci è arrivata una botta terribile di un no, molto brutto, che chiude
e tra l'altro anche la strada ad altri ragionamenti nel tema sempre dei diritti. Ora, io sono qui anche perché sono amico del professore Massimo Fraga, che è qui con me, che ho conosciuto un po' di anni fa, diciamo, ti posso chiamare ancora ragazzo, non dico la tua vera età, ma insomma un ragazzo di Polistena che ha fatto, impegnato nel mondo della cultura, della politica, ha fatto anche l'assessore alla cultura di quella cittadina, in una realtà difficilissima, ha conosciuto sulla sua pelle quello che significa l'omofobia in Calabria, ha conosciuto sulla sua pelle e l'ha pagata. Molte altre cose ci sarebbero da dire, ma ci fermiamo a questo. E io l'ho conosciuto, siamo diventati amici, lui insegna a Roma, molto stimato, ora anche scrittore di un paio di libri, l'ultimo, questo Filosofia di genere, che è stasera qui, anche per questo poi Massimo ne parlerà, l'abbiamo presentata a Roma di recente alla festa del Partito Democratico, fra l'altro con una platea molto interessata e un parterre di primissimo livello. E fa una cosa particolarissima questo libro, piccolo, semplice, che io vi consiglio di leggere, perché non vi aspettate un mattone di filosofia o di storia della filosofia, perché non lo è, perché lo scrivo oltretutto con una leggerezza, una chiarezza nell'esposizione, pur trattando, diciamo, un argomento che è complesso, non è facile spiegarlo, è la questione gay nella storia, come è stata trattata, come è stata vissuta, lui racconta questo, e con molta semplicità, guardate, quando lo leggi ci fa sentire, noi che ci diciamo moderni, noi che crediamo di essere un'epoca moderna, ci fa sentire arretrati, ma arretrati dentro, perché vedi la storia come lui la racconta per tutti i percorsi, e lo fa tra l'altro toccando alcuni temi che a me hanno colpito molto, non c'è tempo, mi rendo conto, io 3-4 minuti finisco necessariamente, ma 3-4 cose che lui scrive molto bene, ve ne leggo un passaggio. Consentire agli omosessuali di avere dei diritti, riconoscere loro la capacità di assumersi sul piano sociale la responsabilità di un legame stabile, significa anche non condannarli alla promiscuità, non relegarli ai bordi della società civile. L'omosessualità non è più considerata un reato, non è più considerata una malattia. Se le cose stanno così, almeno a questo forse ci siamo arrivati, dopo decenni di discussioni, che non fosse una malattia. Quanti ragazzi, anche nelle famiglie nostre calabrese, anche in questa giovane fiore, quante ragazze hanno subito la violenza di queste affermazioni, che dovessero essere curate, e fino a quando non si trovasse la cura bisognava nasconderli, i genitori che si vergognavano dei loro figli. Io immagino il dolore, più che dei figli, anche dei genitori, nel dover vergognarsi dei propri figli, una cosa terribile. Ma questa è durata decenni, non so se dite decenni a poco. Ma almeno a questo ci siamo arrivati, Massimo, anche l'idea che non è più una malattia. Ecco, se le cose stanno così, allora continuare ad escludere gli omosessuali da determinati diritti e responsabilità è ingiusto, è discriminante, è persecutorio, è contrario alla dignità che deve essere riconosciuta ad ogni essere umano. Poi c'è un'altra cosa che mi ha colpito di quello che lui dice e scrive, sul silenzio della scuola su questi temi. Il silenzio della scuola, quanta emarginazione, quanta violenza psicologica sono costretti a subire molti ragazzi delle scuole dell'obbligo, forse particolarmente poi nelle scuole superiori, sono quanti ragazzi gay che non possono dirlo, che non possono confessarlo, quanta discriminazione, quanta violenza nel silenzio delle istituzioni scolastiche, nel silenzio totale. Anche docenti, cioè quanta violenza questi ragazzi subiscono per non poter essere, o forse per essere, tra virgolette, diversi dal resto della classe. Noi abbiamo fatto passi da gigante nell'istituzione scolastica, noi ad esempio siamo molto avanti in Europa per l'inserimento dei disabili, no? Abbiamo fatto una legislazione all'avanguardia, quindi la scuola italiana è una grande scuola, ma su questo tema tace, non dice una parola, non aiuta la famiglia, non aiuta la famiglia ad educare quel ragazzo, a farlo crescere come tutti, perché è un ragazzo come tutti gli altri, no? Una violenza terribile. Un altro solo caso, questo ce l'aggiungo io, lo dicevo a parte a Massimo,
Io sono uno di quelli che visita spesso le carceri, lo faccio da parlamentare. Noi ogni anno con i radicali facciamo l'iniziativa di fare le nostre le carceri, noi l'anno scorso abbiamo fatto anche il periodo di Natale, quest'anno non c'è, io vado comunque con un gruppo di colleghi, facciamo nelle carceri di Calabrese. Non vi dico nulla del pianeta delle carceri, un'altra cosa di cui il nostro paese si dovrebbe vergognare, ci dobbiamo vergognare, le condizioni del carcere, una cosa terribile, guardate. E immaginate un omosessuale in un carcere, non c'è nessuna tutela, non c'è una sola norma che difende, tutela, garantisce sicurezza ad un ragazzo che finisce in un carcere, non in quanto gay, ma perché ha compiuto un reato e deve scontare giustamente una pena. Ma è gay, questo significa moltissimo in un carcere, non ci sono strumenti di tutela di un ragazzo. Allora, questa può essere una comunità civile. Già voglio dire che le carceri italiane sono, abbiamo il doppio dei detenuti, è praticata di fatto una tortura di Stato, perché lo dobbiamo dire tortura di Stato, la pena non è più educativa, non è più nulla. I suicidi che si compiono nel carcere quotidianamente, su cui soltanto ogni tanto emerge qualcosa, ogni tanto. Perfino il Presidente della Repubblica che fa un appello, che ci chiede a noi Parlamento di occuparci delle carceri italiane che sono a livello di terzo mondo, e il Parlamento è sordo anche su questo, impegnato a tutt'altra discussione, a tutt'altre leggi che hanno bisogno di essere approvate sempre prima, che hanno sempre, una corsia preferenziale, perché devono tutelare qualcuno che è sempre il più potente e il più forte, poi i diritti dei più deboli, chiunque si siano, passano sempre in secondo piano. E avevamo con Massimo, quando lui da assessore al comune di Polistena, aveva fatto del comune di Polistena, comune amico delle persone, eccetera, eccetera, allora pensiamo di fare un'iniziativa regionale. Facciamo una proposta di legge, sono stato solo 3 mesi in Consiglio regionale, poi ho optato per la Camera, però ho voluto lasciare 3 proposte di legge, una era sulla sanità, fuori la politica dalla sanità, un'autority, sembrava allora una cosa che non ci stiamo arrivando, un'autority che governasse e gestisse la politica sanitaria, fuori quindi dal Consiglio regionale. E questa qui, con Nino De Gaetano, molto semplice, la Regione Calabria che attua di fatto l'articolo 3 della Costituzione, la Regione Calabria che favorisce il rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, nonché l'integrazione sociale, la regione che con le province garantisce misure di accompagnamento anche al fine di assicurare percorsi di formazione, eccetera, c'è una serie di articoli che noi depositiamo nell'ottobre 2009 e lasciamo al Consiglio regionale che non se n'è mai voluto occupare, non ha messa neanche in discussione l'ordine del giorno, e lì che giace, ci sono sempre altre precedenze, ci sono sempre altre urgenze, ci sono sempre altre necessità, questo è il nostro paese. Chiudo dicendo soltanto una cosa, che noi abbiamo la necessità che questo paese, forse questa grande crisi che stiamo attraversando, che ci costerà tantissimo, che questo nostro paese possa avere un momento di ripartenza. Noi non possiamo vivere di eterni conflitti, laici contro cattolici, gay contro il resto delle cose, cioè possiamo, Don Benedetto, abbiamo bisogno di ricostruire una comunità, una comunità in cui ci sia il dialogo, il confronto tra le diverse culture, tra le diverse professioni, tra le diverse esigenze, tra i diversi orientamenti sessuali, che non ci siano discrimini in quanto tali, ma noi non inventiamo nulla perché lo dice la Costituzione. Noi dovremmo soltanto applicare in questo paese per un nuovo rinascimento, dovremmo semplicemente applicare la nostra Costituzione, che è una delle più civili, aperte e democratiche del mondo. Grazie. Grazie davvero all'onorevole Franco Aratta, che è stato il nostro grandissimo ospite, grazie anche per l'impegno in Consiglio regionale. Anche se poi il Consiglio regionale è sordo, cieco, ma questo non è certo una responsabilità che può essere imputata a te, tutt'altro. E purtroppo le istituzioni, è quello che dicevamo prima con l'assessore alla cultura, cioè le istituzioni devono
dialogare di più, devono dialogare di più con la comunità LGBT per raggiungere quella parità di diritti e per fare magari in modo che un giorno nelle scuole dell'infanzia venga spiegato ai bambini che esistono diversi orientamenti sessuali, per spiegare ai bambini che ci possono essere suoi compagni che invece di avere una mamma e un papà possono avere due papà e due mamme. E vedete che non c'è niente di strano, perché in Italia ormai sono più di 100.000 le famiglie arcobaleno, e 100.000 famiglie arcobaleno significa coppie omosessuali, quindi coppie di uomini o coppie di donne che hanno figli, per tutta una serie di ragioni che adesso non stiamo a spiegare tecnicamente qui e che potrà essere approfondito anche in altri incontri che magari mi auguro che qui a San Giovanni in Fiore si possano fare.